se il guru non va alla montagna, allora la montagna va al guru. È il titolo di questa nuova pensata, o meglio, la partenza delle prime iniziative dell'associazione Cerbiatto Ribelle, e la filosofia, come sempre, cerca di capovolgere il senso comune, nel senso che si cerca di pensare a degli eventi che mettano Giorgio, che è la persona disabile, piena di difficoltà di mobilità, al centro di tutte queste iniziative, cioè l'idea che la persona malata con grossi problemi di mobilità è sempre una persona e è ancora in grado di dare e di scambiare. Quindi gli eventi si svolgeranno a casa nostra, la casa è collocata in una posizione un po' infelice perché siamo al quinto piano senza ascensore, la cosa diventa ancora più avventurosa, sono previste diverse sezioni musicali, interculturali, vedremo la partecipazione di tanti soggetti, tante associazioni, il Lago di Pani, i bambini dell'Oltretorrente, l'associazione culturale Occo, ci saranno veramente svariate attività e il calendario verrà pubblicato a breve anche sulla nostra pagina Facebook. Di queste, tutte queste attività dirò una cosa molto importante, che una parte sarà a casa del guru, cioè le attività che vi dicevo si svolgeranno a casa nostra, e una sezione sarà il guru in tour. Nel guru in tour, oltre alla proiezione del desiderio antico, cioè il film girato a Auschwitz, eccetera eccetera, una cosa importantissima sarà un nuovo viaggio che Giorgio ha pensato, vuole andare in Normandia sulla spiaggia di Omaha Beach, dove c'è stato lo sbarco di alleati, e non vi sto a raccontare tutta la filosofia del viaggio, potrete già immaginare che non si tratta di un semplice desiderio o di un capriccio, ma di un qualcosa che riassume la filosofia di vita di Giorgio, che ormai è il nostro guru e quindi pensa solo a cose da guru.